Laura Lucchin, madre di Sammy Basso, ha raccontato a Repubblica l'enorme ondata di affetto ricevuta dopo la scomparsa del figlio, un sentimento che lei stessa non si aspettava. Si sta muovendo il mondo, ha dichiarato, spiegando come le testimonianze d'affetto siano giunte da ogni parte grazie alla capacità di Sammy di entrare nel cuore delle persone. Sammy Basso, 28 anni, era un biologo affetto da progeria, una rara malattia genetica che causa invecchiamento precoce. Nonostante la malattia, i suoi genitori lo hanno sempre considerato un dono grande e meraviglioso. Sammy ha vissuto ben oltre le aspettative di vita iniziali, che erano di soli 14 anni, grazie a una terapia sperimentale iniziata quando aveva 12 anni. Questa terapia, spiega Laura, non ha solo migliorato la qualità di vita di Sammy, ma continua ad aiutare molti altri pazienti affetti dalla stessa condizione. Ora il corpo di Sammy sarà donato alla scienza per proseguire gli studi che lui stesso portava avanti. I funerali si terranno venerdì 11 ottobre alle 15 tra la chiesa e lo stadio comunale di Tezze sul Brenta. Le esequie saranno officiate dal vescovo della diocesi di Vicenza, Monsignor Giuliano Brugnotto, insieme al parroco locale Don Piero Savio.